Bella a tutti ragazzi, qui il vostro Archive, sono qui in questo nuovo commentary. Oggi sono qui con un mini tutorial su come ottenere 500 punti in più a inizio di ogni partita su Shadows of Evil. Per fare questa cosa qui dobbiamo colpire con una granata la giacca che si trova nella lavanderia subito fuori dalla first room. La giacca la sto mirando in questo momento e la potete vedere. Attaccata a questa giacca c'è una specie di scontrino che noi dovremmo colpire con la granata. Purtroppo questa giacca, anche se sembra più o meno attaccata al muro, in realtà diciamo un pochino più a centro stanza, però colpita con la granata ci lascerà sul cassonetto di legno questo scontrino. Una volta raccolto ci darà 500 punti. Faccio vedere bene a rallenti dove dovete colpire più o meno con la granata. Il mio metodo diciamo era utilizzare diciamo i tocchi della granata al centro schermo, ovvero quando inizia a diciamo restringersi il mirino, la granata diciamo tocca proprio il centro e dopodiché continua ad allargarsi nuovamente. Questo lo fa, se non sbaglio, 4 volte e alla fine della quarta la granata esplode. Perciò io contando subito, conto fino al terzo rintocco e più o meno a metà del quarto lancio la granata. In questo modo, se guardate un pochino bene il tempismo, dovreste riuscirci praticamente o sempre al primo tentativo o anche al secondo. La granata comunque deve esplodere più o meno a metà della stanza, infatti delle volte vi colpirà, vi danneggerete, però comunque ovviamente non morirete perché è soltanto 1 di danno. E riuscirete appunto a far cadere questo scontrino che vi darà 500 punti. Questi punti, anche se sono soltanto 500, all'inizio possono essere molto comodi. Infatti se volete fare tutti i rituali tipo al secondo o terzo round, 500 punti in più sono davvero comodi. O comprate il revive per comodità all'inizio se sapete magari di morire ai primi round, o semplicemente avete più punti per aprire le porte o comprare un'arma. Perciò ragazzi, questo era soltanto un mini tutorial, soltanto per comunque aiutarvi magari se fate una partita in singolo o anche in co-op su Shadows, per avere un po' di punti in più all'inizio, che è diciamo, una cosa più importante, perché Shadows il problema è sempre i preparativi e non la partita in sé. Spero che questo tutorial vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Vi invito come al solito a lasciare un mi piace, un commentino, a iscrivervi al canale e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio, Ala!